Bentornati e benvenuti qui ragazzi su Farming 22 nella mappa di Edmod, quella mappa Italia. Prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che in descrizione se vuoi puoi acquistare Farming 25 giù dai miei link di Instant Gaming e anche i miei link dei Partnership Giant. E detto questo ti ricordo di, come ultima cosa che magari per te non costa nulla ma per me riempie un sacco di gioia, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non sei iscritto, di lasciare un bel like se questo video ti piace e soprattutto di attivare le notifiche perché YouTube alle volte purtroppo manda e non manda le notifiche. Quindi ragazzi, in live su Twitch cosa ho fatto? Che adesso vi faccio vedere per quello che sono sulla trebbia, vi faccio vedere cosa ho fatto. Ho fatto che ho seminato, ragazzi, girasoli, perché pian piano vorrei chiudere anche questa serie, ovviamente. Quindi pian piano sto seminando un po' tutte le colture, un po' per variare. Quindi ragazzi, ho seminato i girasoli e è giunto il momento, ovviamente, di trebbiare i girasoli. Adesso mi switcho qui, mi prendo la lama, la spannocchiatrice, e vorrei prendermi questa qui perché è l'unica che si abbina, ovviamente, alla trebbia. Costa 53.000 euro, ok, lo compriamo. Oh, Dio, Bubu, me l'ha spawnata dall'altra parte. Vediamo se riesco a prenderla in qualche modo. Accendiamo qui, ovviamente, l'attrezzo e mi sa che dall'altra parte non riesco ad prendere. Quindi mi sa che faccio una bella robetta. Ok ragazzi, mi sono già messo in posizione operativa, quindi mi basta che mi accenda abbasso. Per qualcuno di voi, penso che Ita, mi aveva chiesto che lama servono per i girasoli. Bene, serve la spannocchiatrice perché almeno va anche più veloce. Ma non solo va più veloce, anche è la lama giusta, insomma ragazzi, senza che diventiate matto. Io in questa serie, prima di concludere, vorrei comprare le mucche perché ho visto che i cavalli in questa serie no. Quindi ve lo sconsiglio pienamente perché i cavalli in questa serie nisba, quindi hashtag snisbas. E mentre purtroppo anche la uva non me la fa raccogliere, quindi non lo so, riproverò magari, vedrò, ma ho visto che l'uva in me non me la fa raccogliere, quindi boh, non lo so. I girasoli, vediamo cosa possiamo farci eventualmente, perché vorrei metterci anche delle fabbriche, ma già ho messo una serra che poi faremo silvicoltura perché ho piantato anche un po' di alberi, giusto un po' per così per variare anche episodio, quindi prima di concludere la serie facciamo anche la legna, hashtag legna, e no, che capisco, porca miseria, non era accesa, ma cosa succede che Ah, ok, la combinazione tasti che non mi ricordavo. Vabbè, fa niente perché io ho il vizio di alzare e abbassare la lama, giustamente, un po' anche come nella realtà per simulare farming in tutto e per tutto, anche se farming ovviamente è un gioco di agricoltura, non è quanto reale, perché tanti scambiano farming reale per un gioco che non è reale, perché basta guardare i pellet che volano. Insomma, c'è ancora un po' da migliorare su questo FS22, mentre sul 25, chi lo sa, ragazzi, magari avremo più realismo in quello dell'F25. Io spero proprio di sì, che sia più realismo. Sono curioso se facciamo un scarico con questo campo di girasole, spero di sì, perché veramente, boh, non so. Infatti, ragazzi, come vi ho detto, gli alberi che sono piantati sono cresciuti, infatti userò la Scorpion King o comunque utilizzerò qualche mezzo adeguato per togliere gli alberi, così almeno li togliamo, poi manderò avanti il tempo tutte queste cose, dietro le quinte ovviamente, così almeno non va a noi. Intanto io sto già al secondo video già che registro in l'arco di un'ora, infatti quasi quasi mi mangio una caramellotta in diretta ragazzi, ce la mangiamo in diretta. Per voi è sabato quando lo vedrete, mentre per me è domenica 22 del 9 che sto registrando questo video. Quindi alla salute della caramellotta, non è un cioccolatino ma una caramellotta. Buona, così mi dà anche un po' di energia. Allora, quindi, tra l'altro oggi questa domenica da me fa caldo perché sto registrando di domenica, perché durante la settimana lavoro e avendo un canale viola da andare in live, purtroppo devo anche adeguarmi, insomma, al tutto. Mi sa che un carico non lo facciamo, mi sa, forse due, forse, non lo so, perché comunque questo terreno è stato lavorato al 50%, infatti se io adesso scendo e vi faccio vedere, no, addirittura il 99%, quindi abbiamo più la resa, ragazzi, abbiamo un bonus più resa, quindi forse un carico lo facciamo insieme, che ho il coso feltrina là, vabbè, e frena, frena, frena. Avevo voluto inserire una mod che è uscita da poco sul mod hub, però ho detto, bah,
Non so che utilizzo posso farne perché già ho il cosino per Trina e se metto un altro cassone, sinceramente non va proprio a genio. Tanti mi hanno detto anche compro un Landini, ma che me ne faccio ragazzi di un Lamborghini? Cioè ce l'ho come mod, ce l'ho, però che me ne faccio al momento? Ho già tre trattori di cui uno potente. Non vedo l'utilizzo ragazzi, dovrei vendere quello potente per comprarmi il Lamborghini? Potrei fare anche così, quasi quasi lo facciamo la settimana prossima, però, che ormai questa per voi è volata, mentre per me deve ancora iniziare, però per voi super volata, buona sta caramella, la Golia è tanta roba ragazzi, fa tante caramelle buone, ma non solo questa qua, ma anche tante altre. Salutiamo la Golia che ci segue sempre, anzi, faccio una petizione, hashtag Golia, se volete mandarmi caramelle, io... No problem, farò un unboxing proprio mi offro volontario, super super volontario. Mi sa che un caricozzo invece lo facciamo ragazzi, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Peccato che la GPS non mi ha contato quella vignetta, ma adesso ci rifacciamo dall'altra parte, poi ci faccio un'altra copertina in diretta dall'altra parte. Intanto qua disattivo le notificazioni che veramente mi stanno rompendo le scatole, le leggerò dopo. Intanto sono anche le 19, sì, non so che ore sono. Vabbè, cipolla, buona la cipolla, mi piace. Non so se anche a voi è la vostra verdura preferita. Ditemi un po' la vostra verdura preferita. Scommetto che quelle di Dub sono le olive. Ci scommetterei, guarda, 10 euro. Dub, se da te sono le olive il gusto migliore, ti do 10 euro. Che ci scommetto, guarda, ci scommetto 10 euro. Se invece mi dice... No, non sono le olive, allora niente, non mi dai 10 euro, va bene? Facciamo così, hashtag così, non lo so. Ultimamente Dub gli fischieranno troppo le orecchie, ragazzi, Ma, povero Dub che lo cito sempre in ogni video. Ah, vabbè, insomma, Dub è una grande persona, ragazzi, una bravissima persona, come Jason Farmer, come Gabe, mio amico, come Wolf. Insomma, tante brave persone sto conoscendo ultimamente e ne sono felice veramente. Pochi amici ma buoni. Pochi ma buoni, ragazzi, pochi ma buoni. Quindi tanta roba, raga. Adoro questi pochi amici che ho, ma veramente li tengo sulla punta dell'unghia perché sono tanta roba, anche se abitiamo distanti un con l'altro, perché Wolf abita. Gabe abita, Dub abita, allora, insomma, è un po' difficile trovarci tutto uno con l'altro perché sarebbe carino la cosa trovarsi sia con gli iscritti di YouTube che comunque anche non solo con gli iscritti di YouTube, ma anche con qualche amico che sento quotidianamente sul canale, no? Però, raga, mai dire mai. Ragazzi, mai dire mai, cioè, Insomma, mai dire mai. Oppure mai dire gira solos. Gira solos. Salutiamo anche Ita che l'ho citato in questo commento, che sarà menzionato sotto in descrizione. Anche Dub, compreso ovviamente. Se no, se no, che figura faccio? Figura del Bajordo. Hashtag Bajordo. Che cos'è il Bajordo? Che ne saccio? Vabbè, quante cavolate sto a dire, un po' per recuperare anche un po' il tempo, per fare un gameplay lungo, insomma, un po' per variare. 99, dai che ci siamo, dai che facciamo il 100 così. Ehi, frena, frena, porca vacca, che calto tutto. Allora, apri YouTube, vado a prendere qui, tono il Fiatino, sì, dai, Fiatino con il filtrino, ci sta una copiata perfettina. Ho fatto anche la rima, di nuovo rima. Basta, la smetto, la smetto, la smetto. Faccio una diretta, sì, una diretta. Faccio la copertina in diretta, quasi quasi, ragazzi. Ne ho fatto una prima, però quella di prima non mi soddisfa molto. Allora, attacca tutto qui. Ah, ma io qua c'ho della roba qui, c'ho della vena. Non so perché avevo della vena. Boh, non me lo ricordo. Ok, ho scaricato la vena. Adesso vado, passo per di qua. Allora, Feltrina e Fiat accoppiata, perfetta. Allora, vediamo, ci passo per di qua. Ma sì, dai, accendimetro proprio. No, e si è incastrato da qualche parte. Ma io lo esco tutto. Hashtag tutto. Allora, vediamo se faccio un po' di retromarcia. Perché è snodabile sto coso. Io cose snodabili
non mi piacciono. Dovrei trovare la mod blocco la ralla, che non mi ricordo come si chiama. Però vabbè, intanto allora mi preparo già con gli add. No, ok, perfetto. Add no, hashtag no. Vai, c'è l'era Fiat, che il tempo vola via, il tiranno, il tempo, il tirannosauro. Allora, ok, girasoli, vai, scaricami tutti i girasoli qua dentro, grazie. Ah, ma perché non mi scarica? Perché non ho acceso la trebbia, mannaggia. Ma in realtà c'è acceso qua la trebbia. Non mi scarica. Ah, eccolo, adesso mi scarica. Vediamo anche la texture dei girasoli. Vabbè, normale default, intanto facciamo un po' le cose proto bello. Eh no, devo spostare la trebbia, mi sa. Vediamo se ce la faccio. Fare sta copertina del Kaiser. Hashtag Kaiser. Ok, un po' più avanti, un po' più avanti. Perfetto, va bene così, dai, va bene così. Perché volevo prendere anche un po' la cultura. Ma è difficile fare la copertina su sta mappa, è veramente difficilotta. Vai, un po' più indietro, con lo zoom, cancio, vai, via, perfetto. Riattiviamo gli add, così vediamo ancora. Ho fatto la copertina in tempo, eh. GG, copertina in tempo, vai, perfetto. Vai, accendi e abbassa, andiamo che la si trincia, vai. Si trincia o si frignetta? Non lo so, boh, nel dubbio hashtag frignetta. No, no, non si può dire sto hashtag, mannaggia, YouTube mi dissocio, vabbè, battute a parte ragazzi, intanto abbiamo finito anche il campo, spero che intanto vi siate divertiti con la mia caramella, vabbè, non so cosa sto dicendo oggi, comunque mi è venuto prurito perché mi sono tagliato un po' la barba qui ai lati, quindi non mettendo la crema un po' di pruritazzo viene. Vabbè, volevo finire sto campo, ma ancora tempo ne ho, però non vorrei che durasse troppo questo gameplay. Quindi, ragazzi, vi recappo il gameplay di oggi. E abbiamo raccolto i girasoli con la lama adatta. Abbiamo solo raccolto i girasoli, basta, non abbiamo fatto nient'altro. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo episodio, se ne volete altri simili a questo, come questo mi raccomando, cosa dovete fare? Semplice, lasciare un bel like. Detto questo ragazzi vi lascio con la siglozza, intanto mi microscatta il gioco, voi non lo vedete mi sa i microscatti, ma a me microscatta un poco, intanto manca poco anche al nuovo PC. Manca poco ragazzi, ovviamente i pro video quelli non mancano, vabbè. Detto questo ragazzi vi lascio con la sigla, voi come sempre commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e alla prossima ragazzi con la sigla, ciao!